Marina Camboni dell'Università di Macerata, che presenterà una relazione su Il Talmud nella poesia sperimentale di Anne Blomstein. Allora, io porto i saluti anche dell'Associazione Studi Nordamericani che rappresento. Non sente? Allora, sono felice e onorata di essere qui presente e di, come dire, intervenire in questi lavori. Si sente? Io penso che non si sente. E porto alla collega Gigliola i saluti di tutta l'Associazione Studi Americani, che l'ha vista protagonista in più occasioni, ma anche quelli di un gruppo di lavoro PRIN, su una ricerca pluriennale intitolata Reti di Donna. Ed è in questa occasione che ho conosciuto più a fondo Gigliola Sacerdoti Mariani, ed è in questa occasione che ho avuto modo di scoprirla, di intessere a mia volta con lei tutta una rete di relazioni che mi ha portata qui oggi. Relazioni nate dalla passione per la ricerca, dall'interesse per la poesia, per la lingua inglese e anche per due scrittrici moderniste, Muriel Rukeyser e Breyer. E tuttavia oggi ho scelto di non parlare di queste due scrittrici, ma di una giovane e relativamente sconosciuta ancora alle storie della letteratura, scrittrice inglese trapiantata in Svizzera, che si chiama Anne Blomstein. Perché ultimamente, parlando al telefono, lei continuava a chiedermi di che cosa mi occupavo e dicendole che mi interessavano soprattutto ultimamente gli scrittori e le scrittrici che hanno un approccio cioè, sperimentali con un taglio cosmopolita e un'esperienza diasporica, le parlavo della scrittura di questa Anne Blomstein e adesso continuo come omaggio a Gigliola. Possiamo chiudere questo. Quali sono le caratteristiche di Anne Blomstein? Blomstein è una delle più interessanti esponenti di questo gruppo più numeroso di poeti sperimentali che è arrivata alla poesia più vicino. Da una formazione di scienziata e da un lavoro di ricercatrice specialista di genetica. Vorrei prima di tutto illustrare quella che mi pare la sua qualità più interessante di sperimentazione linguistica, che è il compounding, la creazione di parole composte. Elenco qui tutta una serie: skinship, time turned, reference, definities, sentible, strangeness, daughters, acyclical, enchantments, flirtatiously, robberies, eccetera, eccetera, bomb dazzled. Ci fermeremo un po' su quest'ultima. Come fa notare lo stesso Anne Blomstein, il suo vivere a Basilea, una città al confine con la Francia di lingua tedesca, il suo essere traduttrice ora in lingua inglese dal tedesco, le ha permesso di conoscere profondamente queste due lingue, sicché nella sua innovazione, e in particolare nella sua creazione di parole composte, nasconde l'ibridazione dell'inglese con altre lingue.
che sono soprattutto francese e inglese, ma anche l'ebraico. Se spostiamo l'attenzione dalla lingua, dalla creazione linguistica alla sperimentazione, io semplificando voglio distinguere gli scrittori sperimentali in due gruppi, soprattutto rispetto a quello che riguarda l'innovazione linguistica, la creazione di nuove parole. Un primo gruppo in cui includo scrittrici diverse come Virginia Woolf e Gertrude Stein, ritiene che la lingua inglese sia immodificabile, abbia una tradizione tale da non permettere la creazione. Ci si possono trovare spazi, ma non creazione di nuove parole. Queste scrittrici, secondo me, hanno un immaginario monolingue. Se però guardiamo a un altro estremo di poeti e scrittori sperimentali, in cui vediamo che c'è chi considera la lingua un work in progress, lavora sulle parole, spesso ibridandole, e a partire da una prospettiva che io chiamo linguisticamente nomadica. James Joyce è la quintessenza di questi scrittori, ma in Italia abbiamo una grandissima scrittrice, che è Amelia Rosselli, che questo ha fatto, in questo modo ha rinnovato l'italiano. Anne Blomstein appartiene a questo gruppo di poeti, che sinteticamente, citando Amelia Rosselli, dico: la maestria dello scrivere è prendere la lingua tra le mani e rinnovarla. L'autore manipola la lingua se vale qualcosa. Anne Blomstein è pronipote di ebrei che hanno lasciato all'inizio del XX secolo l'Europa dell'Est per trasferirsi in Inghilterra. Soprattutto negli ultimi 10 anni ha come riscoperto il suo ebraismo, perché come tutti gli ebrei assimilati, aveva avuto una scarsa educazione e religiosa e linguistica, ma non è per questo che ci si era accostata, più che altro per una ricostruzione di identità. E ultimamente usa nella sua poesia alcune pratiche dell'ermeneutica ebraica, che sono il notarikon e la gematria. Non so quanti di voi conoscano queste due pratiche. Sono metodi rabbinici usati per interpretare le scritture ebraiche. Il notarikon è una sorta di acronimo al rovescio, in cui ogni lettera della parola è usata in genere come lettera iniziale di un'altra parola. Questa è un'operazione che Anne Blomstein fa partendo da parole di altri testi e costruendo le sue frasi sui testi a partire dalle lettere di queste parole. Ma da dove nasce tutto? Nasce da una sua ricerca di identità che riassume, ripropongo attraverso questi versi in prosa di una sua poesia. How often did my uncles get lost in that immense hum of a masterless desert narrative? Moses, verging you on, deracinated from the shore of chronology to an open promise. The dance reach my cautious heart tenses. Qui c'è una sintesi della narrazione del deserto che Anne Blomstein vede aperta a ulteriori narrazioni, masterless, aperta sul tempo mitico e scatologico della promessa. È questa promessa che lega l'io a questa narrazione, ma è anche questa promessa che lei vede instaurare la discriminazione. Gentiles rhymes with the next exile. She curls her language around foreign kisses. Questa immagine, questo verso, secondo me rappresenta benissimo l'operazione linguistica che fa Anne Blomstein, quella di innestare il suo discorso poetico su altre lingue, l'ebraico, il tedesco e il francese,
sicché i suoi testi si sviluppano come da altri testi. E questo è il caso, per esempio, della raccolta Correspondence with Nobody del 2008, che è costruita sui 21 sonetti di Shakespeare tradotti in tedesco da Paul Celan. Paul Celan è stata come il mediatore fra, e la traduzione tedesca di questi sonetti è stata il mediatore fra lei e Shakespeare, fra un autore che è l'innovatore per eccellenza dell'inglese moderno e una poeta sperimentale che aveva difficoltà ad accostarcisi. Celan mi ha aperto gli occhi, asserisce Bronstein, è stato il filtro necessario, anche perché nelle sue traduzioni vi erano dei punti in cui resisteva ai contenuti di Shakespeare e sono sicura che lo faceva perché era ebreo e scriveva dopo l'Olocausto. Ecco, io vorrei a questo punto concentrarmi su una piccola raccolta intitolata From Eternity to Personal Pronoun del 2006. Sono 21 poesie costruite ciascuna su una frase, un frammento tratto da uno dei 5 libri della Torah in sequenza. La serie di poesie inizia giusto appunto con una poesia sull'alba, sulla creazione, sul rinnovo, su una giornata che nasce. E l'intera narrazione, vediamo, ci racconta di una giovane donna che all'alba cerca di rinnovarsi, come di ricrearsi, di ricreare se stessa come un nuovo giorno, ma comprende che non può. Perché? Perché episodes in lives, events and evanescence, exile, exhaustion, expression. Non è possibile per nessuno che viva oggi dimenticare. C'è la memoria, c'è la storia. Questi episodi della vita proiettano la loro ombra anche nel nuovo giorno. Bronstein ritiene che di ogni momento sopravvivano solo memorie, solo frammenti, e che le memorie siano circondate di vuoto. Ed è questo vuoto che permette di immaginare il nuovo. Ed è questo anche il sistema intero di costruzione di tutto questo testo, a partire dalle citazioni, frammenti della Bibbia, dei testi biblici, su cui costruisce un racconto che è anche una riscrittura di quel testo e anche una critica. In una delle poesie dice che forse la Bibbia ha bisogno di un altro libro, sicché le sue stesse poesie si presentano come una riscrittura, un terzo libro, oltre la Bibbia e il Talmud, un altro riraccontare a partire dall'esperienza della frattura dell'Olocausto. Mi vorrei concentrare su una poesia di questa raccolta, che è la quattordicesima. Vedete che tutte le poesie partono da una citazione in tedesco, in questo caso Vier Goldene Ringe, quattro anelli d'oro, sono i quattro anelli d'oro su cui poggia, fatti costruire da Dio, ordinati perché siano costruiti e su cui poggi l'arca, dove vanno i comandamenti. Questi anelli d'oro nella poesia diventano gli orecchini d'oro dell'io protagonista, ma anche l'anello, la fede di Hagar. Beth tattooed on my right cheek, burn on in the other Aleph shivers as infinity and zero. Hagar watches the moon rise above desert hedge. She thinks about drowning in the sand, but in her breast a heart dances to the rhythm of crying children. Taking the gold ring from her finger, she throws it farther than memory,
princess of a bomb-dazzled city. Vorrei soffermarmi su questi versi. Vediamo prima l'immagine di un Beth tattoo, la lettera Beth tatuata sulla guancia destra, la lettera Aleph sulla guancia sinistra, che si muove verso l'infinità e lo zero. Ora, queste due lettere chiaramente richiamano l'identità ebraica, ma anche il valore della lettera nella scrittura e nell'interpretazione del testo biblico, e la ricerca emeneutica e rivelatoria della Kabbalah. Ma i tatuaggi richiamano anche i campi di concentramento nazisti e numeri incisi nella pelle dei prigionieri, resi non cose, come direbbe Simone Weil, ma non entità, zeri assoluti. Quindi l'altro anello è lo zero assoluto. Qui abbiamo anche Hagar, che sapete è la serva con cui Abramo ebbe il figlio Ismaele, che simbolicamente getta via l'anello. She throws it farther than memory. Hagar è la coscienza critica della storia religiosa e mitica e di quella sociale. La sua bomb-dazzled city è una città abbagliata e abbacinata, allucinata quasi dalle bombe, che riporta necessariamente davanti ai nostri occhi le bombe che abbiamo sperimentato negli ultimi anni, come in un film, in un documentario in cui le vediamo tutte insieme, Hiroshima e Nagasaki, quelle cadute sulla Bosnia, le torri gemelle di New York, le bombe di Madrid e Londra. In questo modo Blomstein azzera il tempo fra Hagar e noi, fra questa città bomb-dazzled del lontano passato, del mito, o come lo immagina lei, e la violenza di oggi. Ma nella poesia con cui si conclude il volumetto, intitolata Un Nun e Ora, la notte, la sequenza era iniziata con l'avvio della giornata, la notte non conclude la serie, ma piuttosto si fonde di nuovo con il giorno. La luce del giorno, in questa notte che si fonde con il giorno, i sogni diventano antisogni, compensano le assenze. Congedandosi dai lettori, Lio Poetico ribadisce la funzione della memoria e della scrittura, quale laboratorio in cui si porta avanti la promessa e il tempo oltre la morte, oltre il mare, oltre l'Olocausto. La funzione della scrittura per Blomstein è quella di continuare a scrivere la promessa. Il poeta è she who writes in order to be survived. Grazie mille per questa bella relazione. Passerei la parola adesso alla professoressa.